politico della sinistra storica del Partito Comunista, che quello sì, nel suo insieme, avrebbe rappresentato forse una nuova possibilità a sinistra. Guardate, caro Aldo, non è che tu di più ingraiano, più grande, ma è in grado di affermare queste cose. E non è che possiamo scandalare troppo su questa cosa. Io voglio fare l'anima per il grado, ne conosco tantissimi meriti, ma non c'è dubbio che quelli, e forse Lucio alla fine sul primo momento, forse lo sappiamo, ha avuto la rottura originaria, forse lì ha riflettuto sulle parole di Ingrao in termini anche autocritici, ma è certo che in questa ultima fase Ingrao non ha capito. E quando abbiamo cominciato le fondazioni comuniste il gioco era già chiuso, dobbiamo sapere, e non a caso Lucio rapidamente nel 94 prende un'altra via. Quindi voglio dire che questo è il primo aspetto, scusate purtroppo il tempo, ma questa è la prima sconfitta, ma la sconfitta seconda è la più drammatica secondo me, perché quando Lucio arriva alla fine di questa vicenda politica capisce che è venuto meno il presupposto sociale sul quale aveva costruito tutta la sua teoria e politica della trasformazione sociale. Cioè lì c'è la vera solitudine, perché è una solitudine politica, ma soprattutto non c'è quella società o quella società politicizzata che potesse rappresentare un motore per fare quello che lui c'è sempre avuto in testa, che è stato detto, che Luciano ha detto, tutto il pensiero gramsciano, tutta la costruzione. Qua abbiamo fatto noi queste cose, noi all'università, le 4 ore, la prefigurazione, la critica dei ruoli sociali, la neutralità della scienza, ma abbiamo fatto tutte queste cose, ed erano cose che nascevano da quelle idee. Ma a quel punto, negli anni 2000, la situazione è cambiata, ed è cambiata nel profondo, ed è per questa l'intuizione del 1987, perché lui capisce i processi di atomizzazione, di corporalizzazione, di frammentazione sociale che stanno crescendo insieme alla faccia autoritaria della politica. E che c'è secondo me il punto di crisi. E quando quella lettera benedetta, Lucio dice, guardate, io credo nelle cose che ho fatto, però non è più aria, forse dormiranno, forse dormiranno. Questo è il punto secondo me sul quale. E lui, guardate, entra, io considero, scusatemi la bestemmia, ma considero Lucio come il Gramsci della seconda parte dell'Ottocento. Cioè lui è veramente un pensatore straordinario da questo punto di vista, e allo stesso tempo avvertendo di tutta la sconfitta di un pensiero forte come questo. Io avrei delle altre cose da dire, soprattutto vorrei un po' polemizzare con Michele. Un punto, Magni è una, non ci sa tra di Magni. Sì, può aver accentuato un aspetto, può aver oscillato su una cosa, ma in Magni è sempre, se c'è forse, e forse può anche essere un difetto, ma la sua coerenza è ossessiva. Il Magni del 62, il Magni delle tesi sul partito, il Magni di Keynes, il Magni dei saggi sulla crisi, il Magni che poi abbiamo conosciuto a Bellare e il Magni di Alzato di Luna è lo stesso. Possiamo avere delle accentuazioni, possiamo avere, ma è lo stesso. Ma perché dentro Lucio, e questo è il punto secondo me che non si riesce, forse Lucio ha due punti fondamentali a mio parere, che sono prima ancora dell'elaborazione, della capacità di analisi. Lucio è proprio la personalizzazione, la concretizzazione di quella frase banale ma rivoluzionaria di Marx, che dice i filosofi hanno interpretato i comunisti, lo devono cambiare. E Lucio dice altro, dopo aver discusso delle socialdemocrazie socialisti, Aldo, tra i socialisti e i comunisti io sono comunista. E non è che io dico sono comunista perché sono comunista, perché fra quelli che comunque vogliono fare anche delle cose buone, ma non vogliono cambiare la radice del sistema capitalistico, obiettivo e strategia dei comunisti, io sono con i comunisti. Su questo è chiarissimo. E questo è un punto di vista che lui, quando Rossana dice ma Lucio forse era meglio che si occupasse di teoria, ma no, non sarebbe stato Lucio.
stato un continuo scambio tra teoria, intellettualità e pratica, prassi, cambiamento. Era comunista. E in questo senso era, è rimasto. Ma per questa ragione, prima dell'altro punto, che ieri ha fatto molto bene a sollevare in fondo Maurizio, e Lucio era uno che dava un grandissimo valore all'identità. Ma se noi vogliamo intendere questa identità, è esattamente quello che dice Maurizio, è una passione che si nutre di razionalità. E Lucio sembra, sempre secondo il mio amico, in grado, tutto, si sentimentale, ma Lucio era uno che si emozionava tantissimo. Al canto dell'internazionale, Lucio si emozionava, non era questa specie di razionalità emiliana che stava lassù e che, no, era al contrario, era uno pieno di emozioni, ma sono emozioni che erano nutrite dalla razionalità, nutrite e rafforzate dalla razionalità. Questo era. E quindi da questo punto di vista, secondo me, che questo ci spiega tutto il resto. Io il limite lo voglio dire fraternamente a Michele, pure a Croce, apprezzo tante cose. Bisogna capire la via di uscita di quel ragionamento. Il problema di Lucio, sul quale può aver commesso anche degli errori, è che lui si poneva sempre qual era la via di uscita, dove vanno a finire le analisi, le diagnosi, che noi possiamo fare in modo più o meno brillante, altrimenti rischiamo di stare su una corda lunare di Roma, girare sempre su una corda lunare. Il problema è dove si esce e come si esce. E questo è lo sforzo, secondo me, che dovremmo fare. Io scuso per aver preso forse qualche secondo di più, e penso che questa comunità può dare un contributo. Questa comunità può dare un contributo. Vediamo le forme, vediamo, e poi abbiamo un grande pregio, come si diceva, non dobbiamo fare né A né B, e soprattutto non abbiamo, diciamo, niente di personale, anche una persona anagrafica. E io credo che sia molto importante questo, che si vuole stare qui, anche Mattia sta lì, anche Lenzi sta lì. Ma se noi riuscissimo a creare un elemento di comunicazione fra quello che noi siamo stati e tutto sommato siamo dentro questa situazione e qualcosa di nuovo che c'è nella realtà, sarebbe già questa, secondo me, una missione molto importante che potremmo realizzare.